Ok, volume troppo alto, abbassiamo un po'. Allora, oggi nella prima ora ci occupiamo di ancora di modelli di processo, quindi diagrammi dell'attività, aggiungendo non più dei nuovi costrutti, perché ormai già li abbiamo già visti tutti, ma dei modi di usarli, dei pattern ricorrenti di programmazione, di progettazione in un certo senso, no? La volta scorsa abbiamo visto già queste parti qui legate agli eventi temporali e quindi eventi di attesa e di scambio di segnali. Le passo solamente velocemente per ricordarci di cosa stiamo parlando. E per arrivare a esaminare insieme questo diagramma che un po' combina insieme quasi tutto, no? E proviamo ad analizzarlo, no? Per capire che qui dentro ci sono dei costrutti che magari potrebbero tornare utili in altre situazioni. È un diagramma un po' strano se lo vediamo così a colpo d'occhio, perché noi ad esempio qua abbiamo un fork che non ha un join corrispondente. Normalmente noi il fork lo facciamo per specificare che ci sono un certo insieme di attività che devono essere svolte tutte, non ci importa in che ordine, ma l'importante è che vengano svolte. Infatti poi abbiamo il punto di sincronizzazione, il join sottostante, che aspetta che tutte vengano fatte. Qui non c'è, forse vorrà dire una cosa diversa. Allora, proviamo a guardare questo processo così, come se ci avessero dato questo sotto forma di specifica, e da lì dobbiamo capire che cosa fa il sistema informativo, no? Impariamo anche a leggere, non solo a scrivere questi diagrammi. Allora, questo sembra che descriva un processo di prenotazione. Allora, come prima cosa direi che è un po' incompleto, forse per ragioni di spazio, perché mancano i soggetti, cioè chi sono i responsabili delle variazioni. Diciamo che sembra più che ci sia un soggetto sottinteso che è il cliente, no? Un cliente che deve prenotare un evento e poi comprare il biglietto corrispondente. Quindi c'è prima una fase di prenotazione e poi c'è una fase di acquisto vera e propria. Allora, la prima azione è facile: il cliente prenota il biglietto. A seguito di ciò, il sistema informativo immediatamente manda le informazioni sulla prenotazione effettuata. Questo io lo leggo dicendo che il sistema informativo di fatto invia una mail, ad esempio, al cliente dicendo: questa è la prenotazione che hai appena fatto. Prenotazione non vuol dire acquisto. Quindi può succedere che l'utente decida di acquistare effettivamente. Oppure può succedere che l'utente decida di non acquistare. Ho fatto una prenotazione, poi cambio idea, nel frattempo ho altri programmi, mi accorgo che costa troppo, inventate voi il motivo che volete. Allora, possono succedere due cose diverse. Quindi il fatto che poi alla fine l'utente acquisti il biglietto, o il fatto che poi alla fine l'utente annulli la prenotazione. Io di queste due. No, guardiamo queste due azioni sotto. Di queste due azioni sotto non so quale si verificherà. Potenzialmente se ne può verificare l'una o l'altra, a seguito di una combinazione di eventi, tra cui la volontà del cliente, che non mi è facile prevedere. Allora, a chi dei due mando il token? A tutte e due. Perché potenzialmente il cliente può comprare questo ticket, ma anche può decidere di annullare. Quindi io devo fare in modo, per ora concentriamoci solamente su questi due, poi vediamo i due ricevitori in mezzo. Devo fare in modo che entrambe queste azioni siano eseguibili dall'utente, anche se so già che una esclude l'altra. Quindi per il fatto che una esclude l'altra mi verrebbe da mettere quasi concettualmente un rombo di scelta, no? Un blocco di choice che dice: allora, se tu confermerai il biglietto
Te lo faccio confermare, se tu deciderai di annullare la prenotazione, te la farò annullare. Peccato che i rombi di scelta non hanno la sfera di cristallo. Io non posso, quando mi arriva il token nel rombo di scelta, sapere che cosa farà l'utente domani. E invece il token devo decidere subito se farlo andare a sinistra o a destra. Quindi ci sono delle condizioni in cui ci sono delle azioni che sono mutuamente esclusive come queste, cioè una cosa esclude l'altra, ma non è possibile conoscere quale delle due verrà fatta fino a quando più avanti qualche evento, qualche azione dell'utente non ci farà capire da che parte andare. E allora in questo caso, in caso di questi dubbi qua, cosa può fare un processo? Un processo può, attraverso il fork, predisporsi per accettare entrambe le possibilità. Quindi anziché mandare avanti un token o a sinistra o a destra, e non so se mandarlo a sinistra o a destra perché non ho la sfera di cristallo, non riesco a prevedere il futuro, con la certezza del 100%, allora mi predispongo ad entrambe le possibilità. Quindi a volte un fork viene usato come una, poi lo formalizzeremo meglio questo concetto, come una scelta non deterministica. Cioè io so che scelgo, ma adesso non so quale, non so che cosa. Quindi il sistema informativo sa che l'utente sceglierà. L'informazione è nota o sarà nota nella testa dell'utente, ma al momento il sistema informativo non lo sa. E quindi per il sistema informativo è una scelta ignota, non conosciuta. Allora il sistema informativo deve permettere all'utente di fare A oppure B a seconda di ciò che l'utente vuole, che il sistema informativo non sa ancora fino a quando non vedrà che l'utente ha fatto A o fino a quando non vedrà che l'utente ha fatto B. Cioè, voi immaginate che un qualunque sito web, quando lo aprite c'è 20 bottoni possibili, 20 cose diverse che voi possiate fare. Voi, come utente, potete fare una qualunque di queste cose. Il sistema informativo è pronto a ricevere un vostro click ovunque, qualunque cosa vogliate fare. Quindi è come se ciascuno di quei bottoni, ciascuno di quei link, avesse un suo token che dice, se vuoi fare questo io sono pronto. Ma nel momento stesso in cui clicchi su uno, gli altri li stai escludendo. Stai dicendo, ok, cari altri token, voi eravate pronti ma non mi servite più, perché l'utente ormai ha deciso di andare avanti a fare questo. Ok? Iniziare una certa attività, entrare in una certa funzione del sito. Quindi è molto frequente la condizione in cui il sistema informativo aspetta che l'utente decida, avendo di fronte a sé l'utente, o quindi avendo il sistema informativo posto di fronte all'utente, perché poi è lui che decide l'interfaccia, avendo il sistema informativo posto di fronte all'utente, diverse scelte possibili, tra cui l'utente ne sceglierà una. Allora, in questo caso abbiamo un fork strano, che è un fork che non serve per gestire il parallelismo vero e proprio, cioè più azioni fatte tutte, ma il non determinismo. Più azioni, tutte potenzialmente fattibili, ma di cui ne faremo una sola. Allora, il potenzialmente fattibili è facile, perché abbiamo detto il fork replica tanti token, questi token andranno a parcheggiarsi ciascuno all'ingresso di una delle azioni possibili. Quindi io ho attivato una batteria di azioni possibili sotto. Dopodiché nel momento in cui una di queste azioni, come in questo esempio, venga eseguita, il token esce e arriva al nodo di terminazione del processo. Quindi se per caso l'utente è andato a sinistra, il token esce, scende di sotto e arriva a terminazione del processo. Di qua, a destra, c'era un altro token. Ok? Che era quello che sarebbe servito se ci fosse stato un annullamento della prenotazione da fare. Ma non c'è stato l'annullamento della prenotazione. Quando il token arriva in fondo, il processo termina. E quindi tutti gli eventuali token che sono rimasti a spasso vengono distrutti insieme a quello principale che è arrivato sotto. Ok? Quindi io ho predisposto, faccio un fork, predispongo 10 token su altrettante 10 azioni, una di queste azioni viene fatta, dopo questa azione il processo termina e
la terminazione di questo processo fa uccidere anche gli altri 9 token. È proprio il proprio processo, quindi il token che in realtà è uno solo, erano tutte copie virtuali dello stesso token, vengono distrutti. Quindi in questo modo, col fatto di distruggere il token subito dopo che ho fatto un'azione, questo impedisce che venga fatta anche l'altra azione. Quindi riesco a salvaguardare il fatto che di queste varie azioni ne faccio una sola. Semplicemente lo decido dopo, andando a osservare da quale parte è passato il token, perché l'utente l'ha fatto passare di lì, e non lo decido prima col blocco di scelta, perché non, nel momento in cui dovessi fare la scelta qua sopra, non ho ancora le informazioni per farla. È una modellazione un po' strana, no? In realtà in questo diagramma il criterio è ancora un po' diverso, perché non prevede o non si pretende che l'utente dica se vuole accettare, quindi comprare il biglietto, oppure dica se vuole annullare la prenotazione. Semplicemente c'è un tempo massimo. Allora, questo diagramma rappresenta il fatto in cui un utente, se entro 48 ore non mi dice che la vuole confermare, io gliela annullo. Per questo sui due rami sinistro e destro ci sono due tipi di blocchi diversi del token. Sulla sinistra ho un'attesa di un segnale di conferma. Può darsi che a un certo punto l'utente mi invia un messaggio, clicchi su un'app e mi fa arrivare l'informazione che ha deciso di confermare l'acquisto. E allora a questo punto si passa all'acquisto vero e proprio, cioè voglio i soldi. Vedere cammello, pagare moneta. Voglio a questo punto la transazione economica. Però non è detto che questa conferma arrivi, perché il cliente potrebbe decidere di non confermare o essersi dimenticato semplicemente. Allora io non posso tenere in sospeso una prenotazione all'infinito. Allora in questo caso dal lato destro metto una bomba a tempo. C'è un blocco di attesa temporale che aspetta per 48 ore. Cioè nel momento stesso in cui tu hai fatto la prenotazione, hai attivato un timer di 48 ore, nel momento stesso, perché il token da qui a qui arriva istantaneamente, no? Non si ferma. Hai impostato un timer su 48 ore, che tiene fermo il token qua. Nel momento in cui scattano le 48 ore, il token esce e il sistema informativo procede ad annullare la prenotazione. E dopodiché, arrivando il token sotto, il sistema informativo provvede anche a non permetterti più di comprare il biglietto, perché il token che ti farebbe arrivare a buy ticket è stato distrutto. Quindi in questo caso, questa schema fork, clessidra, fine processo, questi sono i tre ingredienti, permettono di limitare la durata nel tempo di un'altra parte di processo. Cioè il processo di sinistra può essere fatto tranquillamente, e se arriva alla fine tutto bene, la bomba a tempo viene disinnescata, ma se invece il processo di sinistra non viene svolto o viene svolto troppo lentamente, allora lo scattare delle 48 ore viene comunque distrutto, interrotto ciò che stava avvenendo. C'è una domanda? Allora, lui ha 48 ore di tempo per comprare il biglietto, perché se io mandassi la conferma e poi faccio melina nel comprare il biglietto e passa troppo tempo, allora scatta comunque il timer e viene annullata la prenotazione. E allora il token che era all'ingresso a buy ticket viene distrutto. E quindi lui non avrà più la possibilità. Lui avrà confermato, ma poi ha perso tempo nel comprarlo e comunque gli scompare la prenotazione. Cioè l'unico modo di disinnescare la bomba tempo di destra è di arrivare al fondo col token, fino alla fine. Perché solo quando arriva al fondo il token di destra viene distrutto.
Quindi questo chiaramente è uno schema che è tutt'altro che strutturato, tutt'altro che ordinato, no? Perché ci sono varie cose che vanno avanti in parallelo che si disabilitano a vicenda. Allora, costrutti di questo genere sono molto utili, perché altrimenti non sapremo come farle queste cose, come fare una scelta senza sapere ancora l'informazione, o come limitare la durata di un processo, eccetera, eccetera. Però sono processi, appunto, da ragionarci su, ecco, capire bene cosa succede quando il token è di qua, quando il token è di là, soprattutto se si complicano. Allora, quello che noi abbiamo fatto è quello di provare a evidenziare 3-4 costrutti abbastanza ricorrenti in cui succedono questo tipo di cose. E questo ce l'abbiamo nel... di questo ne parliamo dopo. In questa sezione che si chiama pattern di modellazione, le chiamate avanzati, semplicemente perché non è il singolo costrutto dell'activity diagram. Di cui il primo l'abbiamo già visto, che è la possibilità, anzi diventa l'ingrediente principale per poter fare gli altri pattern, la possibilità di definire un'attività complessa. L'ho già visto l'altra settimana di cosa si tratta. Si tratta di un'azione che è descritta, il cui comportamento è descritto da un intero activity diagram che ci disegniamo a parte. Questo ci permette, e sarà fondamentale, di avere un token separato che esegue l'attività complessa, separato rispetto al token principale nella quale l'attività complessa è presente come richiamo. E quindi potremmo giocare questo token secondario, a crearlo o distruggerlo secondo quello che ci serve, senza andare a rovinare o complicare troppo, complessificare troppo il processo principale. Allora, questi pattern quali sono? Vabbè, il primo in realtà l'abbiamo già usato anche in modo intuitivo, cioè il ciclo. La definizione dei nodi di merge e choice, scelta e unione, l'avevamo data parlando di if, essenzialmente. No, l'avevamo usata per, sono pensati per modellare delle scelte. Però, e l'abbiamo già fatto nell'esercizio scorso, intuitivamente, se noi scambiamo tra di loro il punto di scelta dal punto di fusione, mettendo il punto di fusione prima e il punto di scelta dopo, allora abbiamo creato un ciclo. Perché non si tratta più di scegliere se fare una cosa, ma di scegliere se tornare a rifare una cosa già fatta. Quindi questo ce lo ricordiamo da 4-5 anni fa, quando facevamo diagrammi di flusso il primo anno, o anche prima, è il classico modo per costruire un ciclo, cioè avere una combinazione di condizioni logiche per cui un certo blocco di operazioni debba essere ripetuto. Ecco, questo cerchiamo di farlo nel modo più strutturato possibile, più ordinato possibile, perché con i cicli ci si incasina, e quindi è sempre bene identificare l'inizio e la fine del ciclo e non intrecciare tra di loro cose strane. Quindi non vogliamo avere degli archi, dei percorsi che entrino a metà del ciclo o che escano da metà del ciclo e vadano fuori, o due cicli che si intersecano in modo arbitrario, mentre l'unica cosa che possiamo modellare è avere o un ciclo interamente dentro un altro o interamente fuori dall'altro. No, classiche regole della programmazione strutturata. No? Se immaginate questo ciclo di scrivere in un linguaggio di programmazione, qui avete un'aperta graffa là sopra e una chiusa graffa qua sotto. E quel blocco viene fatto o non fatto. Lo faccio tutto o non lo faccio e basta. Non posso farlo a metà, poi vado a fare un'altra cosa, poi ritorno a fare a metà del ciclo. Ok? Vi faccio vedere un altro diagramma in cui invece questo non è soddisfatto. Un altro modo di modellare un ciclo, che a volte fa risparmiare un po' di spazio, è quello di unire in un solo blocco la scelta e l'unione. Immaginate di prendere questo blocco di scelta sotto e farlo scorrere lungo questo filo fino ad arrivare là sopra, ok? La stessa cosa, prendete questo pezzo qua e lo fate scorrere fin là. Allora, cosa avete? Avete il filo che torna su e un unico rombo che in realtà è la fusione dei due precedenti.
Quindi questo è un rombo che ha due frecce entranti, e quindi lui fa la parte di fusione, e due frecce uscenti in cui lavora come scelta. Allora, sulle frecce entranti non abbiamo problemi, perché tanto i rombi le fanno passare i token. Potete mettere quante frecce entranti volete, il token da qualunque parte arrivi prosegua. Qui non è un problema, avere più frecce entranti. Essenzialmente quel rombo lavora come scelta, ovviamente, con la differenza che la prima volta arriva da qui e le volte successive arriva da sinistra a fare la scelta. Quindi un altro modo di modellare i cicli è avere un unico blocco, ma come sempre, come ingrediente ricorrente, c'è il fatto che c'è un percorso che torna all'indietro e si sceglie, dopo che sono tornato indietro, scelgo se ripetere un blocco che avevo già fatto. La prima volta lo posso fare o non fare, ma dopo che l'ho fatto la prima volta scelgo se rifarlo, se ripeterlo. E allora questa è la classica, anche qua, struttura da ciclo, che è comunque strutturata perché ho un ben preciso punto di inizio e un ben preciso punto di fine, che in questo caso coincidono con lo stesso rombo. Quindi tutta la parte appesa a questo rombo è la parte, il corpo del ciclo, ciò che viene ripetuto. Mentre invece, se noi fossimo un po' più indisciplinati con le frecce, potremmo rischiare di costruire dei processi non strutturati, nei quali non sia facilmente identificabile il punto di inizio, il punto di fine dell'operazione di scelta, dell'operazione di ciclo e così via. Ecco, questo sarebbe bene sempre evitarlo, perché rischiamo di creare dei processi non comprensibili. Cioè, questo è un disegno che rappresenta, qua sopra c'è una specie di ciclo, no? Sembra un ciclo che ripete i blocchi C, D e F. C, D, F e torna giù. E dici, dove inizia il ciclo? Inizia in C e finisce in F. Beh, non è vero. Perché il ciclo potrebbe anche iniziare da D. Qui c'è un altro percorso da fuori che entra a metà del ciclo. Non entra all'inizio del ciclo C, ma entra a metà. È un po' come se ci fosse una freccia che anziché entrare qui sul rombo, in cui tutto ha inizio e tutto ha fine, entrasse a metà qua. Allora vuol dire che il punto di inizio del ciclo non è più facilmente determinabile. Cioè, la prima volta che viene fatto il ciclo, che operazione ho fatto? Non lo so. Non so se prima di D c'era C o B. So che la seconda, la terza, la quarta volta eventualmente c'è C, perché B può esserci stato solamente la prima volta. Però dal punto di vista di D, lui non lo può sapere. Quindi diventa difficile capire cosa è successo prima. Questa scelta, questo è un rombo di scelta che ti fa scegliere tra due possibilità diverse. Ma questa, una possibilità è cos'è? Qual è? B, poi C, poi F, eccetera, eccetera. L'altra possibilità è A, poi C, D. Allora, sembra quasi che la scelta sia tra fare B oppure fare AC. No? In questo rombo qua, se vado di sopra faccio B, se vado di sopra faccio AC, e poi in entrambi i casi proseguo con D. Giusto? È come se qua ci fosse un rombo di fusione. Qui questo formalismo, chi ha fatto questo disegno non l'ha messo, ma logicamente c'è, perché ho due frecce che si uniscono in un unico blocco. Quindi noi abbiamo un blocco di scelta, un if, che inizia qua e finisce qua. E un ciclo che più o meno inizia qua e finisce là. Quindi andando da sinistra verso destra abbiamo inizia il ciclo, inizia l'if. Inizia il ciclo, finisce l'if e finisce il ciclo. Questo non è un annidamento corretto, perché il ciclo non è interamente esterno né interamente interno all'if e viceversa. Se dovessimo scrivere questo in linguaggio di programmazione non ci riusciremmo, perché scriveremo if qualche cosa, aperta graffa B, else A, C. E poi il for dove lo metto? Il while dove lo metto per fare questo? Se mettessi il while dentro l'else,
poi dal primo ramo non riuscirei ad arrivare a dentro il ciclo. Cioè, allora, situazioni di questo genere sono situazioni in cui l'inizio e la fine di un blocco si accavallano con l'inizio e la fine di quello successivo. Allora, è giusto, è possibile tranquillamente combinare tra di loro scelte e cicli, annidati quanto volete, ma devono essere uno dentro l'altro. Quindi inizia uno, inizia il secondo, finisce il secondo e poi finisce il primo. Devo finire il ciclo o la scelta annidata prima di poter finire quella più esterna, in modo che siano esattamente scatole cinesi una dentro l'altra. Stesso problema ce l'abbiamo qua con l'uscita dal ciclo, che a un certo punto esce con E e non con F. Quindi esce senza completare il ciclo, lo interrompe a metà e non fa più altre iterazioni. Quindi, guardando un ciclo, mi verrebbe da dire, ma allora il ciclo verrà eseguito tante volte finché questa condizione non diventa vera. Non è vero. Questa è l'impressione che mi dà a vedere un ciclo. La condizione di uscita è questa, invece la condizione di uscita è questa, oppure anche forse questa. Perché può decidere a metà che non ha più voglia di iterare, di finire il ciclo. Allora, questo un diagramma di questo genere non è di per sé sbagliato. Nel senso che, soprattutto poi gli activity diagram non pongono dei vincoli particolari a come uso i blocchi di scelta. Però è, come minimo, contorto. Difficile da capire, difficile da spiegare, è difficile, poiché è difficile da capire, è difficile da far giusto. Perché in qualche modo devo tenere in mente molti più possibili percorsi che si dipanano, percorsi possibili del token, rispetto a un diagramma invece che sia più strutturato. Quindi spesso, cioè, noi cercheremo sempre di fare diagrammi, ove possibile, strutturati. Sono più facili da capire, più facili da disegnare. E che vuol dire? Faccio prima e ho meno probabilità di errore. Ci saranno poi alcune situazioni in cui saremo obbligati o fortemente spinti a fare una piccola parte non strutturata, allora in quel caso i nostri peccati li facciamo ma li nascondiamo dentro un'attività complessa, in modo che dall'esterno si veda comunque un processo strutturato e dentro quell'attività complessa, vabbè, c'è il truschino che serve per far funzionare le cose, ma almeno è limitata lì. Quindi gli altri pattern che vedremo sono di questo tipo. Allora, per realizzare gli altri pattern ci serve ancora l'ultimo costrutto, è vero, avevo promesso che l'avevo finito, ma c'è ancora questo, che è un nodo, ha un nome sfortunato, terminazione implicita. Dipendesse da me lo chiamerei terminazione parziale. È un nodo terminale di processo che però uccide solamente il token che arriva su di lui e non tutto il processo. È chiaro che se abbiamo un token solo è la stessa cosa. Ma se abbiamo più token a seguito di un fork che li ha divisi, io potrei voler eliminare solamente un token perché una linea di attività non mi serve più e mantenere vivi gli altri. Quindi mantenere il processo vivo, ma uccidere un token. Allora, questo è un esempio di un diagramma che usa questo nodo di terminazione implicita che si disegna con un cerchio che contiene una X. Non è particolarmente evocativo come simbolo, però hanno deciso questo. Quel nodo distrugge il solo token che arriva da lui. Può essercene più di uno all'interno di un diagramma. Ovviamente qualunque activity diagram deve terminare sempre, qualunque percorso voi facciate dovrete riuscire a terminare in un nodo di terminazione, per quello si chiamano. Terminazione esplicita, cioè quello normale che conosciamo, o terminazione implicita, questo qui. Alla fine ogni percorso che non torna indietro deve portare un nodo di questo genere. Allora, cosa succede in questo caso? Succede che ovviamente hanno senso questi nodi solamente in caso di fork, quindi di token multipli. Quindi quando arriva questo fork il token si sdoppia e secondo la semantica del fork andrà un token verso B e un token verso C. Poi da qui in avanti non so chi dei due uscirà prima. Non so che cosa sia B, se l'utente è svelto a far B
o se l'utente è più veloce a far C e poi D, non ho idea. Ma in ogni caso, quando l'utente abbia fatto B, il token arriva a un nodo di terminazione implicita. Allora questo distrugge quel singolo token, ma lascia vivo l'altro. Quindi questo processo non è ancora terminato, perché c'è ancora un token vivo. Se invece questo fosse stato un nodo di terminazione esplicita, il fatto che il token da B fosse arrivato al nodo di terminazione avrebbe distrutto anche l'altro token e quindi questa activity nel suo complesso sarebbe stata finita. Quindi noi adesso abbiamo lo strumento per dire: voglio distruggere un solo token oppure voglio distruggere tutti i token. Voglio terminare un percorso possibile tra gli n paralleli che ho creato, oppure voglio terminare tutto il processo, tutti i percorsi che sono in questo momento attivi. A seconda dei casi useremo l'uno o l'altro. Ecco, il comportamento opposto ce l'avremo qui. Se questo, come dicevo a parole prima, fosse un nodo di terminazione esplicita dopo B. E quindi fino a qua è tutto uguale. Da questo punto in avanti, se va avanti il token da B, arriva al nodo di terminazione dell'intera activity e vedete che è sparito anche il token che era fermo su C. Okay? E quindi tutta questa activity, questo processo, è terminato. È spento. Non può più far nulla, quindi D non verrà fatto. Un po' come facevamo prima con la clessidra. Se vado da quella parte, il fatto di arrivare in fondo da una parte mi disabilita la possibilità di arrivare, di andare avanti dall'altra. Ok, allora combiniamo insieme queste cose e vediamo che tipo di strutture utili, speriamo possano essere utili, possiamo creare. Allora, questo discriminatore strutturato sembra un'arma dei robot giapponesi. Ci serve per fare in modo che io possa costruire più rami di esecuzione in cui quando ho scelto un ramo gli altri vengono in qualche modo disabilitati. Dal disegno si capisce meglio. È un esempio di quello che dicevamo prima. No? Il diagramma di prima che abbiamo analizzato mescolava tra di loro diversi di questi ingredienti. Adesso li vediamo uno per uno, no? Così riusciamo a riconoscerli e poi a riusarli. Allora, se io guardo il diagramma di processo di sinistra, vedo un processo bello strutturato, lineare, sequenziale, faccio la prima azione, la seconda e la terza. La seconda azione, però, non è deterministica perché il sistema non sa quale, ad esempio, quale azione alternativa farà l'utente o quale evenienza alternativa si dovesse verificare. Allora, cosa fa? All'interno di un'attività complessa, quindi un diagramma separato, quello che dicevamo prima, ho un fork per moltiplicare il token e predispormi a varie evenienze alternative. La 1, la 2, la 3, sono tutte cose che a questo punto possono succedere. Ok? Quando il token entra nel discriminatore, ovviamente in base all'attività complessa viene generato un token qui, nuovo, questo token arriva al fork, si divide in due, e quindi avremo sia alternativa 1 che alternativa 2 che sono abilitate, pronte ad essere eseguite. Appena una delle due viene eseguita, supponiamo sia l'alternativa 2, il token esce e distrugge questa attività, questo processo. Quindi viene, se l'utente decide di eseguire l'alternativa 2, alla fine il fatto che il token arrivi nel nodo terminale di processo uccide il token che era in attesa nell'alternativa 1.
Quindi il fatto di aver fatto 2 impedisce di fare 1. E viceversa, chiaramente. Perché l'ho voluto fare all'interno di un'attività complessa? Ma perché io non voglio distruggere l'intero processo, perché ho ancora la next action da fare. Infatti io, arrivando qua, non sto distruggendo il token principale che c'era nel processo principale, sto distruggendo la copia del token che si è preso l'attività complessa. Quindi arrivo qua con un token fresco, no, dal processo principale, il token arriva, ne viene creato un altro qui, viene sdoppiato, uno viene consumato, l'altro viene distrutto. A questo punto questo processo è finito. Allora, se finisce un'attività complessa, il token viene rilasciato da questa attività, da questa azione del processo principale. Quindi il token del processo principale è rimasto vivo, nessuno l'ha ucciso. È il token secondario che è stato diviso in 2 e poi ucciso in malo modo. Quindi possiamo fare questi giochettini non strutturati col token. Questo è un processo non strutturato perché c'è un fork senza un join. Ho 2 nodi terminali anziché 1. Quindi è un po' una porcata, no? Dal punto di vista dell'ordine e della strutturazione del processo. Però l'abbiamo confinato all'interno di un'attività complessa dove sono poche cose e è facile ragionarci. Il processo nel suo complesso è strutturato e sequenziale. In uno dei suoi passaggi ha dentro una componente non strutturata per poter permettere una scelta. Infatti per quello l'abbiamo chiamato discriminatore, perché ti permette di scegliere tra più azioni alternative, ma strutturato perché visto da fuori sembra strutturato. Questa cosa non si potrebbe fare se non in modo molto più complicato con un blocco di scelta. Perché il problema è che il blocco di scelta, se io mettessi una choice qua, un rombo, ok? Anziché il fork, quale sarebbe il problema? È il problema che guarda, gli effetti speciali. Mettiamo un rombo anziché un for. Il problema è che il rombo non ferma il token e lo fa uscire solo da una delle sue uscite. Quindi dovrò sui due rami, qui e qui, scrivere due condizioni di guardia, una delle quali dovrà essere vera, l'altra dovrà essere falsa, che dicono al token dove deve andare. Ma come faccio a sapere se l'utente vorrà fare alternativa 1 o alternativa 2? In anticipo, prima addirittura che l'utente lo sappia o lo decida. Non potrei. Cioè non posso prendere questa scelta prima di aver eventualmente chiesto all'utente cosa vuole fare. E allora dovrei, nessuno mi vieta di una scelta, ma per poter compiere questa scelta dovrei avere un'azione, scusate se è brutta, precedente al blocco di scelta, nella quale l'utente sceglie cosa vuole fare. Chiedo all'utente cosa vuoi fare, 1 o 2? E lui mi dice 2, ok, allora a questo punto il blocco di scelta può mandare il token dalla parte di 2. Okay. Quindi prima gli chiedo cosa vuoi fare e poi glielo faccio fare. Raddoppio, diciamo così, la complessità per l'utente. Faccio fare un passaggio in più. Semplicemente per permettere al sistema informativo di sapere in ogni momento che cosa fare l'utente dopo. Una volta i sistemi informativi erano progettati così. Tu aprivi un qualunque sistema informativo, la prima videata non era una bella pagina con tutti i bottoni e tutte le funzioni pronte. C'era un menu.
Voce 1, 2, 3, 4, 5, quale scegli? Scelgo la 5, ok, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, quale scegli? 5.4, e passavi un po' di tempo a scegliere che funzione volevi, e solo dopo la potevi fare. È un po' come se quando andate su Facebook ci fosse un bottone in cui tu devi cliccare per dire voglio fare qualcosa, allora ti viene una pagina che fa vuoi fare un post, vuoi fare un like, vuoi condividere una foto o vuoi fare... Allora ti dice voglio scrivere un post, clicchi lì, allora ti viene l'interfaccia per scrivere un post. Ma lì il bottone di like non c'è più, perché avresti dovuto sceglierlo prima. Okay? Questa concezione di progettazione dei sistemi informativi per fortuna non c'è più, siamo andati avanti e siamo in un contesto in cui all'utente proponiamo in ogni momento le varie scelte possibili. E lui sceglie quella che vuole. Dove c'è ancora? Se andate al bancomat è ancora così. Poi mettete la tesserina dentro e poi vi arriva la videata che dice vuoi fare un prelievo, vuoi pagare il bollo dell'auto, vuoi fare la ricarica telefonica. Qui. Glielo dite e solo dopo che gli avete detto vi permette di farlo. Ok? Qui c'è un passaggio in più. Tra l'altro, quando poi parliamo di usabilità un pochino, a volte alcune voci non è che si capisca proprio bene cosa vogliono dire. Sono un po' criptiche, sono nel linguaggio loro, non tanto nel linguaggio degli utenti. Allora, questa sarebbe la soluzione, però immaginate quando le scelte sono molte, questo blocco sopra di scelte diventa anche complesso per gli utenti, pesante. È più semplice fare il sistema informativo, sicuramente. Perché in ogni caso mi predispongo per fare una sola azione. Se non vogliamo fare questo, dobbiamo abilitare più azioni contemporaneamente e quindi dobbiamo gestire il fatto che adesso ho molte opzioni e poi appena mi accorgo di cosa ha scelto l'utente, dimentico le altre opzioni e vado avanti sulla prima. Vabbè, questo è il disegnino che ci fa vedere ciò che succede. Vedete che il token lì rimane fermo, dall'altra ne viene generato un altro, prontamente sdoppiato, e poi uno di due lavora e l'altro viene distrutto. Alla distruzione di entrambi i token è finito il processo sottostante, quindi riprende il token principale. E va avanti, ovviamente. Non sarebbe necessario avere un'attività complessa solo se questa fosse l'ultima azione, cioè se poi avessi comunque bisogno di distruggere il processo di sinistra, cosa che però succede raramente. Quindi per questo usiamo attività complesse. Una cosa molto simile è questa, in cui la scelta di che cosa deve essere fatto non dipende questa volta dall'utente, ma dipende da fattori esterni. Questo è un po' meno frequente da usarlo, perché noi non facciamo tanti sistemi informativi troppo distribuiti tra di loro, quindi che si parlino tra di loro. Però immaginate di dover gestire un processo industriale, un processo chimico, qualcosa di questo genere, no? In cui a un certo punto vi arriva l'informazione che un determinato reagente chimico è finito, oppure un altro in eccesso, oppure la temperatura non è giusta, cose del genere. Allora, a seconda di ciò che succede, dovete prendere azioni diverse. Quindi il processo a un certo punto si blocca e dice io adesso aspetto delle segnalazioni, delle informazioni da parte degli altri componenti del sistema informativo, non dall'utente, altri componenti del sistema informativo, e sulla base di qual è l'informazione che ricevo poi proseguo in un modo diverso. Quindi la struttura è sempre la stessa, ho un fork che predispone alla ricezione di segnali di diverso tipo. Quindi avrò tanti token fermi all'ingresso della ricezione di segnale, tutti in attesa, fermi, che arrivi il segnale corrispondente. I segnali, lo ricordo ancora una volta, sono oggetti che vengono spediti dal sistema informativo al sistema informativo, lo stesso o uno diverso, ma da macchina a macchina, ok?
Quindi il mittente di un segnale è sempre una macchina, il ricettore del segnale è sempre una macchina, non è mai l'utente. Quindi non è l'utente che manda un segnale. Altrimenti, se l'utente facesse qualche azione che il sistema informativo vede, avremmo disegnato un'azione, un blocco di azioni. Quando disegniamo segnale inviato e segnale ricevuti, dall'altro capo del segnale non c'è mai l'utente. C'è sempre un altro pezzo del sistema informativo, quindi un'altra activity ad esempio, oppure un altro sistema informativo proprio. Quindi la logica è la stessa, semplicemente la fonte della disambiguazione, cioè chi sa che cosa devo fare, non è più l'utente, ma è magari qualche altro sistema che sta lavorando. E quando, quindi qui aspetto, mi predispongo a ricevere uno qualunque di questi segnali. Qui a maggior ragione non potrei avere un blocco di scelta. Perché se questo segnale arriva da altri sistemi informativi, non è che posso fare come con l'utente, scegli quale segnale stai per mandarmi. E se non ho ancora mandato, come faccio a scegliere, a dirti che cosa ti manderò? No? E quindi lì mi predispongo a riceverli entrambi, poi il meccanismo è lo stesso, il token scende da una parte e viene distrutto dall'altra, quindi uno solo dei segnali verrà ricevuto, e poi proseguo, qui c'è un blocco di scelta, qui c'è un blocco di scelta che va a interrogare quale segnale ho ricevuto. Cioè, avevo ricevuto l'1 o avevo ricevuto il 2? Io so che nel blocco di scelta ne uscirò quando avrò ricevuto un segnale. E poi mi chiedo quale segnale ho ricevuto. Questa è un'interrogazione sul passato. Il segnale, quando sono qui, l'ho già ricevuto, quindi è un'informazione che ho già. Non potevo metterla sopra. Qui, né qui. Questo rombo. Non potevo stare qui perché qui non posso chiedermi che segnale riceverò tra un po'. Invece qui aspetto di ricevere il segnale e quando l'ho ricevuto mi chiedo che cosa ho appena ricevuto. Tutto il ragionamento di questi due blocchi sta nel fatto che il blocco di scelta deve sapere l'informazione istantaneamente quando gli arriva il token. Quindi deve essere, la può lavorare solo su informazione passata, già nota. E quindi vado a fare opzione 1 oppure vado a fare opzione 2. E qui poi il processo procederà, andrà avanti. Ok? Domanda. Perché l'opzione 1 l'ho messa qua dopo il blocco di scelta e non potevo metterla qua sotto? Cioè, se io avessi preso questo blocco opzione 1 e l'avessi messo qua sotto e quest'altro blocco opzione 2 l'avessi messo qua sotto, non è lo stesso? Se ricevo questo segnale faccio opzione 1, se ricevo l'altro segnale faccio opzione 2, e così evitavo di dover fare questo rombo. Poi quando ho fatto l'opzione 1 o la 2 esco dal processo e continuo bla bla bla. Perché ho preferito modellarlo così e non con l'opzione 1 qua sotto? Chi è che scuoteva la testa lì in mezzo? Dice, eri tu? No, ho visto una testa dire no. Per due motivi. Uno di ordine. Poiché questa è una parte non strutturata, teniamola al minimo possibile. Che non mettiamo in una sottoattività non strutturata più azioni di quante non sia indispensabile. Ok? Questa è una zona da attraversare col fiato sospeso. Quindi appena usciamo siamo più tranquilli perché siamo di nuovo in un processo sequenziale strutturato. Quindi poiché lo posso mettere fuori, non ho nessun incentivo a metterlo dentro. Ma poi c'è un altro motivo, che l'opzione 1, altri due motivi almeno, primo è che l'opzione 1 può richiedere del tempo. Ok? Magari l'opzione 1 ci vuole 20 minuti a eseguirla. In quei 20 minuti avrei il token fermo qua, ancora vivo. E quindi rischierei di ricevere anche quell'altro segnale da un altro pezzo del sistema informativo e fare anche l'opzione 2.
Cioè, se io ho un discriminatore che mi permette di scegliere se fare la 1 o la 2, allora devo chiudere la scelta il prima possibile. Una volta che ho capito, chiudo la scelta. Questo token qua, uccidiamolo subito. Appena sono fuori da qua, uccido il token là. Se invece mi metto a fare altra roba in mezzo, l'altro token rimane pronto e se arrivasse un altro segnale asincrono, avrei due token che vanno avanti entrambi e quindi mi ritroverei a fare sia opzione 1 che opzione 2. Invece qua è assolutamente impossibile farle entrambe. Quindi, nonostante sembrerebbe la stessa cosa averlo qui o averlo qui, in realtà averli qua espone al rischio, e soprattutto con i meccanismi asincroni non si sa mai, espone al rischio di andare avanti con i due token dai due lati. Quindi non avere in realtà scelto. Poi l'altro motivo è che non so cosa viene dopo di qua e cosa viene dopo di là. Quindi magari si riconvergono subito e allora avrei l'uscita di questo processo che va direttamente in un blocco unico e prosegue. Ma magari qua diventa complicato e dall'altra parte fa una cosa diversa, allora non è detto che mi convenga riportarlo di qua o di là. Perché poi io quando esco da questo processo esco da un punto solo. Quindi non posso fare cose molto diverse di questo rame rispetto a quell'altro. Allora, io esco dal processo dal punto solo e poi qua mi divido, essendomi diviso a questo punto posso fare cose anche radicalmente diverse, perché non ho più un unico punto d'uscita obbligato, da qui in avanti, nel processo principale. Ok? Vabbè, qui c'è il solito giochino che però è uguale, è identico alla volta scorsa, quindi cambia solo il motivo per cui stiamo aspettando, non più l'azione di un utente, ma un segnale che arriva dall'esterno che quindi permette poi in modo deterministico al token di proseguire. Si chiama scelta ritardata, in certo senso, perché io la scelta che dovrei fare qui in realtà la faccio qua sotto. Perché prima aspetto di avere l'informazione che mi permette di fare questa scelta. Il disegno che avevamo fatto prima era un misto di questi due, il diagramma che abbiamo visto prima, un misto di questi due perché da un lato c'era un'azione dell'utente e dall'altro c'era una clessidra che è un modo di ricevere un segnale, semplicemente la clessidra è un segnale temporale. Però la linea di ragionamento è sempre la stessa. Quale delle due avviene prima disabilita l'altro. E questo comportamento io per mantenere la struttura, mantenere un processo strutturato a livello più alto, lo limito all'interno di un'attività complessa. Ecco, nel nostro esempio dell'hackathon, di queste cose ne potevamo aver bisogno. No? Ad esempio, qui avevamo un chiude le iscrizioni. Quando le iscrizioni sono chiuse, non è più possibile, beh, lo diceva il nome stesso, iscriversi, non è più possibile cambiare i team. Allora, questo è il processo generale dell'hackathon, ma se andiamo a vedere il processo di iscrizione, il processo è possibile dal segnale di iscrizione aperte, il partecipante si può iscrivere e poi c'è tutto il processo di aggregazione in team, che però potrebbe richiedere più tempo. Allora, noi dobbiamo essere sicuri che la gente che è lenta ad aggregarsi in team a un certo punto la smetta perché le iscrizioni si sono chiuse. E questo come lo possiamo fare? Lo possiamo fare attivando in parallelo questo processo, che è quello che rischia di essere lento, quella che prima ho chiamato informalmente una bomba a tempo.
qua nei segnali. Ah no, no, scusate, questo qua non dipende dal tempo, dipende dalla iscrizione chiusa. Cioè tu nel momento in cui ti iscrivi, fai pure questo processo, quante volte vuoi, cerca il team, eccetera. Poi se riesci ad arrivare al team, bene. Cioè completare il team, essere accettato in un team, bene. Ma se per caso, mentre tu sei ancora qua che giri, chiedi inviti, eccetera, il tempo, le iscrizioni si chiudono, e beh allora tu in ogni caso questo processo viene eliminato e tu parteciperai come team singolo, no? Perché nel frattempo non sei riuscito a formare un team. Adesso il testo di questo esercizio non diceva cosa capitava ai singoli, se gareggiavano da soli, se venivano espulsi, non lo so. Ma di sicuro quando le iscrizioni sono chiuse, questo processo deve essere interrotto. Allora, il processo principale è questo qua di sinistra, no? In cui avvengono le cose che hanno un senso logico, in cui la procedura va avanti. Però a questa procedura vogliamo mettere un limite. Se questa procedura non si conclude entro la chiusura delle iscrizioni, la interrompiamo. Ecco, il modo di rappresentarlo è questo. Io a parte mi metto un token, un suicida, ritardato. Porto un token qui, che quando verrà sbloccato porterà al suicidio del processo, interrompendo quindi il ramo di sinistra. Questo iscrizione chiusa è ovviamente un segnale che viene percepito da questo processo iscrizione al partecipante e viene generato da qua. Quando il sistema informativo chiude le iscrizioni, invia un segnale iscrizioni chiuse. Perché altrimenti uno dice, bravo, ricevi un segnale, ma chi è che lo manda quel segnale? Sempre il sistema informativo. Quindi il processo principale sa quando è ora di chiudere le iscrizioni, quando arriva due giorni prima dell'hackathon fa le procedure per chiudere le iscrizioni e informa tutti i token, o meglio tutti i processi in cui ci sono dei token relativi a tutti i partecipanti che si stanno iscrivendo e che non hanno ancora completato la loro unione a un team, informa tutti questi processi, guardate che le iscrizioni si sono chiuse, le iscrizioni si sono chiuse. E quindi tutti questi vari processi in modo ordinato andranno a suicidarsi. Il partecipante è iscritto, perché l'iscrizione avviene qui, semplicemente non è unito a un team, perché non è riuscito in tempo a organizzarsi. Quindi in questo caso sono tutte azioni che iniziamo, ma dobbiamo terminare entro un certo limite, che può essere un limite di tempo. Io avrei anche qua potuto mettere hackathon meno due giorni, come avevo messo di là. Però non mi piace, perché l'informazione che sono due giorni mi piace scriverla in un posto solo. E poi sincronizzare tra di loro gli eventi dei vari processi in modo esplicito. Perché altrimenti se avessi scritto hackathon meno due giorni anche qui, al posto di iscrizioni chiuse, poi qualcuno dice, ma no, ma dai, cambiamo le regole, diciamo che un giorno solo anziché due, devo ricordarmi di andare a correggere in tutti i punti. No? Quindi è sempre meglio evitare di ripetere le stesse informazioni. C'è una domanda, dimmi. Si poteva mettere dopo iscrizioni chiuse un modo finale diverso rispetto, cioè invece che metterlo in comune? Allora, lui mi chiede, ma questo nodo, devo per forza arrivare a questo nodo finale oppure avrei potuto mettere un altro nodo finale qui? E quindi collegare da qui a qui. Allora, se il processo è strutturato, il nodo iniziale e il nodo finale sono unici. Quindi dovrebbe essere un nodo solo iniziale e un nodo solo finale. Dopodiché, poiché stiamo parlando degli ultimi momenti di vita di un processo, se anche uno fa un peccato di non strutturazione, quindi mette un secondo nodo finale, non è così grave. No? Più che altro diventa più difficile sempre la lettura, perché uno il nodo finale se lo aspetta al fondo, o adesso noi disegniamo dall'alto verso il basso, si possono anche disegnare da sinistra verso destra, sa che per capire cos'è che ci vuole per chiudere questo processo vado in fondo e poi risalgo dalle frecce. Se invece metto nodi finali sparsi in giro è un pochino più difficile da leggere, ma è solamente
Diciamo, la risposta è formalmente no, il nodo finale deve essere 1. In pratica va bene lo stesso perché tanto stiamo morendo, quindi. Ok. Quindi questo è un caso in cui usiamo questi costrutti asincroni per gestire la disabilitazione col tempo. Mi pare che in questo processo non ce ne fossero molti altri. No, non ci sono molti altri casi. Il partecipante risponde. Se riceve una richiesta, lui ovviamente deve rispondere, la risposta manda avanti l'altro processo. Sì, non ci sono altri casi particolari. Ok? Ecco, allora adesso che abbiamo questi pattern in più, approfittiamone per finire questo diagramma delle attività, perché non era finito, non era finito. Noi eravamo arrivati solamente, e quindi abbiamo 10 minuti di tempo, ma giusto bene, eravamo arrivati all'avvio dell'hackathon. L'iscrizione dei partecipanti, ma poi cosa succede durante l'hackathon? Testo ce lo siamo già dimenticati ovviamente, ma diceva che durante l'hackathon i team possono caricare degli aggiornamenti sul loro lavoro e i giudici possono valutare questi aggiornamenti. Al termine dell'hackathon, o entro il termine dell'hackathon, i team devono caricare la versione finale del lavoro e i giudici devono dare il voto. Allora, la parte finale ce l'avevamo già, se non sbaglio. No, non c'è ancora. Cosa succede quando l'hackathon finisce? Allora, qui dobbiamo ancora lavorare sulla parte finale. Allora, ragioniamo sul durante, quindi dobbiamo ancora fare il durante e il dopo, ok? Dell'hackathon. Nel durante avvengono queste due attività, queste due azioni. Il partecipante, scusate, il team, non è più il singolo partecipante, ma adesso si ragiona come team. Il team carica un aggiornamento e il giudice commenta l'aggiornamento. Adesso chiediamoci se queste due cose stanno in un processo solo, in quale processo stanno, in quale activity, qual è il token e cose del genere. Per farlo ragioniamo come prima cosa sulla, almeno io mi aiuto sempre molto ragionando così, sulla numerosità. Per ciascun aggiornamento, quindi il team 1 fa il suo primo aggiornamento. Questo aggiornamento viene commentato da chi e quante volte? Potenzialmente da ogni giudice. Ogni giudice può fare un commento. No? Se non ci credete andiamo a riprendere il testo e vediamo se lo leggete anche voi come lo leggo io. Diceva: durante l'hackathon i team lavorano separatamente per risolvere il problema e devono caricare periodicamente degli stati di avanzamento lavori sulla piattaforma. Questo è facile. Che possono essere rivisti e commentati dai giudici. Innanzitutto c'è un possono. Nel senso che se i giudici sono dei lavativi, non hanno voglia di lavorare, non lo commentano. Non è un bravo giudice, ma c'è scritto possono, non c'è scritto devono. E poi c'è dai giudici. Adesso questo dai giudici è un po' vago, allora lo possiamo interpretare in due modi diversi. O i giudici si mettono d'accordo e insieme scrivono un commento, oppure ciascun giudice, quando vuole, va a vedere gli avanzamenti dei vari progetti e scrive il commento quando vuole. Se e quando vuole.
Allora, nel secondo caso, nel primo caso diciamo che me lo vedo difficile che i giudici si mettano d'accordo su ogni singolo commento che c'è da dare a ogni singolo aggiornamento di ogni singolo team. E devono trovarsi e scrivere una frase che vada bene a tutti. Ci mettono più loro a scrivere il commento che non i team a andare avanti col progetto. Nel secondo caso significa che per un aggiornamento possono esserci molti commenti, tanti quanti sono i giudici. Ok? Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è un rapporto 1-1 tra l'azione carico un aggiornamento, l'avanzamento lavori e carico un commento da parte del giudice. Non c'è una relazione 1-1, è uno a molti. Come posso farlo? Allora, lo posso fare in due modi. O con due processi separati. Un processo corrisponde all'aggiornamento dello stato di avanzamento lavori e può essere fatto, contiene un processo da solo con un'azione sola dentro. Il team carica l'aggiornamento dello stato di avanzamento lavori. Fine. Quando quel team ha voglia di farlo di nuovo, riattiverà quel processo e lo farà una seconda volta. E ogni team farà tanti aggiornamenti quanti vuole. Poi in modo asincrono, in un altro processo, possiamo avere un giudice che commenta uno degli stati di avanzamento lavoro precedenti. Ogni giudice lo fa quante volte vuole, a quanti progetti vuole, indipendenti. Purché ovviamente ci siano questi stati di avanzamento da vedere. Questo è un modo. Magari possiamo sincronizzare questi due processi facendo in modo che il giudice non possa scrivere un commento finché lo stato di avanzamento non è stato caricato. Quindi mettiamo un paio di segnali per sincronizzare questi due processi in modo che il secondo non parta prima del primo. Questo è un modo, mi sembra quello alla fine concettualmente più pulito. L'altro modo è quello di avere un processo in cui all'inizio ci sia il team che carica lo stato di avanzamento dei lavori e poi sotto c'è un loop che si ripete più volte dove c'è l'azione del giudice. Il primo giudice fa il primo commento, il secondo giudice fa il secondo commento e così via, e si ripete un certo numero di volte finché ci sono giudici che hanno voglia di commentare. E questo permette all'interno di uno stesso processo, con un token unico, di ripetere un'azione più volte. Perché noi avevamo un problema che per un caricamento di avanzamento lavori dovevo poter accettare più commenti da più giudici diversi. Quindi o lo faccio in due processi diversi o lo faccio con un ciclo all'interno di un processo. Questa scelta c'è un po' sempre. Quando devo gestire azioni con numerosità diversa, che vengono eseguite un numero di volte diverse, o le metto in processi diversi, oppure attraverso dei cicli faccio in modo che l'azione che si svolge più di frequente venga ripetuta all'interno del processo dell'azione che si svolge meno di frequente. È una scelta di modellazione. Alla fine la sostanza è la stessa. Facendola parallela, a me viene da creare un diagramma dell'attività avanzamento lavori in cui semplicemente il team carica l'avanzamento lavori, lo stato di avanzamento lavori, e a questo punto avvisiamo che è stato caricato avanzamento lavori caricato. Avvisiamo gli altri processi, in particolare quello dei giudici, che c'è un nuovo stato di avanzamento lavori caricato e pronto. E questo va di pari passo con l'altro processo che possiamo fare per i giudici. Allora, facciamo un activity diagram, un altro. Questa volta per il giudice, valutazione stato di avanzamento lavori, SAL. Questa volta è il giudice. È un processo in cui, come prima cosa,
aspetto che ci sia un avanzamento lavori caricato, e poi se voglio giudico. Cos'è il token nei due casi? Nel primo caso il token è un singolo aggiornamento da parte di un singolo team. Quindi ogni volta che un team fa un aggiornamento nuovo viene fatto viene percorso interamente questo processo. 10 team fanno 10 aggiornamenti ciascuno, 100 volte vengono eseguite queste cose, 100 token diversi. E mentre a destra il token sarà invece il singolo commento di un singolo giudice, usiamo sempre la stessa parola, singolo, per un certo aggiornamento. Quindi per quel certo aggiornamento possono esserci tanti singoli commenti di tanti giudici diversi. In più, il fatto che io, prima di caricare un commento, devo ricevere la notifica che c'è stato un nuovo aggiornamento, impedisce al giudice di mettere due commenti sullo stesso aggiornamento. Perché quel giudice lì si blocca qua, finché poi arriva l'aggiornamento, fa il suo commento, se vuole scrivere un altro commento deve aspettare che ci sia un altro stato. Riattiva il processo, va bene, lo può fare, ma finché rimane bloccato qui, aspetta il nuovo aggiornamento e non può commentare una seconda volta sullo stesso aggiornamento, che è giusto. E l'opzionalità? Cioè, il testo diceva che il giudice possono essere rivisti dal giudice. In realtà nessuno obbliga il giudice a scaricare un commento. Cioè, noi abbiamo questi processi che ogni volta che arriva un nuovo aggiornamento lavori partono i token per tutti i giudici e ogni giudice avrà il suo token pronto per caricare il commento. Poi se non lo fa, il token rimane lì. 8 giorni, 10 giorni, un mese. No, poi non è vero, perché poi tutto l'hackathon si chiude. Non posso mai, ricordiamocelo, obbligare un utente a fare una cosa. Ciò che posso fare è impedirgli di fare una cosa successiva se non ha fatto quella precedente. Quindi, il fatto che il giudice, non devo neanche mettere qua un blocco di scelta, il giudice vuole o non vuole caricare il commento. È implicito, se non lo carica il commento, semplicemente non esegue questa azione, il token rimarrà lì fermo e poi si perde, scadrà dopo un certo tempo, non lo so. Non è un dettaglio che ci interessa adesso. Quando ci sarà un altro aggiornamento, allora lo potrà di nuovo avere l'opzione di poter commentare quest'altro aggiornamento nuovo. Stiamo generando tanti token che sono destinati a morire, abbandonati. Pazienza. Quindi ricordiamoci sempre che ogni azione può sempre essere non fatta. Diciamolo così. L'attore responsabile di compiere un'azione può decidere di non farla subito, non farla quando serve a noi o non farla proprio del tutto. Non c'è nulla nel diagramma di attività che ci permette di dire un'azione obbligatoria. Anche questo per assurdo, il team carica avanzamento lavori potrebbe anche non farlo, perché nel testo c'è scritto
devono caricare periodicamente. E se non lo fanno? Cosa capita? Niente. Vabbè, magari verranno penalizzati nel voto finale. Ma per ora non capita niente. Devi studiare di giorno in giorno, bello. Ce l'hanno detto sempre da quando eravamo piccoli, no? E se non lo fai, nessuno se ne accorge, non capita niente. Non è che il giorno dopo al mattino non hai colazione, no? Se non hai studiato il giorno prima. La vita va avanti lo stesso. Al limite, a un certo punto, ti accorgi che non l'hai fatto e allora devi recuperare, va bene. No? Quindi questo devono, è anche qui un devono un po' fittizio, dove è andato a finire? Devono. Perché non ho modo di impedirgli di andare avanti se non ha fatto la cosa precedente. Diverso sarebbe se, che ne so, l'hackathon fosse a tappe e quindi tu devi fare la tappa 1 e finché non hai finito la tappa 1 non ti do il testo della tappa 2. Allora lì sì, che devo finire, fare aggiornamento sulla tappa 1, altrimenti non mi fai vedere la tappa 2. Ma al limite uno potrebbe comunque fermarsi alla tappa 1 e non caricarla mai, cioè non c'è mai la possibilità di obbligare, no? Quindi questo dovere è sempre da prendersi con le pinze. Se sto progettando un sistema informativo, io non potrò mai dire il sistema informativo obbliga l'utente a fare una cosa. Potrò sempre solo dire il sistema informativo permette all'utente di fare una cosa. Il massimo che può fare il sistema informativo è impedirti di fare un'altra se non hai fatto quella prima. Non ti faccio andare nel portale della didattica se non cambi la password che è scaduta da 18 anni. No? Allora non ti faccio andare avanti finché non hai fatto quello. Allora questo è l'unico modo per obbligarti, però no, quando vi scade la password capita così. Provate a entrare e dicono sì, però prima devi cambiare la password, poi ti faccio fare ciò che volevi. E però se non la cambi la password non è che ti viene a prendere a casa. Semplicemente la volta dopo che provi ad accedere ti dice di nuovo guarda che devi cambiare la password. No? Non c'è modo di obbligare l'utente a fare una cosa. E quindi il token, ricordiamoci, che può sempre fermarsi e non andare avanti. Ok, direi che questa parte qua è la parte che gestisce l'avanzamento dell'hackathon. Ciò che ci rimane è solamente più la parte finale, che direi che vi rubo ancora 2 minuti, riusciamo a fare, così chiudiamo la cosa, sul termine dell'hackathon. Allora, cosa dice il testo? Quando l'hackathon finisce, dobbiamo solo più modellare questa mezza frase, alla fine dell'hackathon ciascun giudice assegna un voto a ciascun team. E la piattaforma, acquisiti tutti i voti, pubblica la graduatoria dei team. Allora, noi abbiamo qua l'azione pubblica la graduatoria dei team. Dobbiamo, prima di questa azione, fare in modo che i giudici diano i voti. Allora, in questo diagramma il token è 1 per ogni hackathon, l'azione di dare i voti è, dipende come la scriviamo, se scriviamo il giudice dà i voti a tutti i team, intendendo come azione quella di dare tutti i voti, non solo un singolo voto a un singolo team, allora avrò tante azioni quanti sono i giudici. Se invece scrivo il giudice dà un voto a un team, avrò tante azioni quanti sono il numero di giudici moltiplicato il numero di team. Quando tutti hanno finito posso pubblicare la graduatoria. Allora, questo lo posso mettere o in un processo a parte, in cui c'ho i giudici che lavorano e basta, oppure qui con un'azione giudice assegna i voti e un piccolo ciclo che dice ci sono ancora dei giudici che devono votare. Quando hanno votato tutti, passo, sì, passo lì. Probabilmente la cosa più semplice, per non complicarci troppo la vita. Dire che a questo punto il giudice vota per tutti i team. Assegna il voto a tutti i team, forse in italiano suonerebbe meglio. E questo lo ripeto
fin tanto che ci sono ancora team. Quando ci sono team tutti votati, posso passare a pubblicare la graduatoria. Qui giudice non ho scritto perché fa parte della swim lane, quindi non ho bisogno di ripetere il soggetto. Quindi quando i voti sono stati tutti acquisiti, scriviamolo così, va? Forse in italiano suona meglio, voti tutti acquisiti. Posso pubblicare, il sistema informativo da solo può pubblicare la graduatoria. Adesso mancherebbe ancora una cosa, che è fare in modo che il giudice non possa votare finché l'hackathon non è finito. Quindi mettiamo un'altra pausa, fine hackathon. Anche qua la fine hackathon è una data esatta che conosciamo già, perché l'abbiamo definita sin da questa azione qui, crea un nuovo hackathon in cui abbiamo dato il giorno e ora di inizio e giorno e ora di fine. Quindi dopo che il giudice ha pubblicato il problema, non può dare i voti finché l'hackathon non è finito. E che l'hackathon sia finito ce lo dice l'orologio. Nel frattempo non è che il giudice non faccia nulla, il giudice fa questo. Valuta gli stati di avanzamento. Quando il progetto è finito, dai voto tenendo conto probabilmente dell'ultimo avanzamento lavori caricato. Ok, qui ho fatto un ciclo per evitare di fare un altro processo a parte in cui il token potesse moltiplicarsi, no? Quindi anche qua c'è un rapporto di 1 a molti tra il token del processo principale e il numero di volte che viene eseguita questa azione, ma poiché era una cosa relativamente semplice, ho scelto di farla così. Nell'altro caso invece, in questi due processi, ho scelto di fare due processi separati che poi si sincronizzano. Sono due modi diversi di gestire la situazione, di numerosità diversa tra le azioni che, diciamo così, si succedono in sequenza. Non è che una sia più bella dell'altra, sono due possibilità. Ok? Va bene. Allora, ci siamo meritati un quarto d'ora di pausa. Quindi riprendiamo 6-5.